Salve a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi proveremo a fare una partita a scacchi, difficoltà facile. L'obiettivo di questo gioco è completare la griglia 9x9 inserendo all'interno i numeri che vanno dall'1 al 9. Le regole sono molto semplici: in ogni colonna, in ogni riga, in ogni riquadro 3x3 devono ripetersi non più di una volta i numeri da 1 a 9. Tenendo a mente queste poche e semplici regole, diamo inizio alla partita. Allora, proviamo a completare prima tutti gli 1, quindi addirittura su questo sito ci viene incontro facilitandoci il lavoro perché ci evidenzia quelli che sono tutti gli 1, la colonna, la riga e la sezione, il riquadro in esame. Preso in considerazione. Quindi, in questa colonna c'è già un 1, in quest'altra colonna c'è un altro 1, manca un 1 o qui per completare questa colonna. Però noto che in questa riga c'è già un 1, quindi l'unico riquadro possibile per mettere un 1 è questo qui. Andando avanti, proviamo a continuare. Vediamo. Esaminiamo questo riquadro centrale. In questa riga c'è già un 1, in questa colonna c'è già un 1, anche in questa colonna c'è un 1, l'unica che resta libera è questa e manca proprio l'1. Bene, ad occhio direi che non possiamo più mettere un altro 1, anzi in verità no, perché l'1 può andare o qui o qui. Giusto? Anche qui o qui, perché qui ci sono già uno in queste due righe, quindi o qui o qui. A questo punto l'uno può andare o qui, in una di queste due, quindi sono entrambe occupate queste colonne. Essendo occupate quelle colonne e anche queste righe, l'unico spazio disponibile per l'uno in questo riquadro è questo centrale. A questo punto proviamo ad andare avanti con il numero 2. Qui c'è un 2, qui c'è un 2, qui c'è un 2, tutti e due. Vediamo qui. Questo, qui c'è un 2, qui c'è un 2, il 2 può andare o qui o qui. Non abbiamo abbastanza informazioni per decidere dove metterlo. Allora, diamo un'altra occhiata. Qui c'è un 2, qui c'è un 2, quindi queste due colonne sono occupate. Questa riga è occupata da questo 2, l'unico posto libero è questo. 2, 2, il 2 può andare o qui, teniamolo a mente, no, qui no, prima che cosa avevo detto, no, dove l'avevo detto, qui, 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 ah, avevo detto così, ok, mi dà un po' fastidio questa evidenziatura, però immagino che dovremmo farci l'abitudine, dopodiché continuiamo, proviamo a mettere il 2 è qui, andiamo. Qui c'è, manca questa colonna. Qui è occupato, quindi può andare o qui o qui. Va bene. Andiamo avanti con il numero 3. In questa riga c'è un 3. In questa riga c'è un 3, quindi o qui o qui. Può andare in uno di questi due. Mettiamolo in evidenza. 3. Vediamo il 3, qui non può andare, qui non può andare, può andare o qui o qui. Benissimo. Il 3 su questa colonna c'è, anche su questa colonna, manca questa colonna. Qui c'è un 3 in mezzo, quindi può andare solo qui o qui. Benissimo. Dopodiché, proviamo con il 4. Qui c'è un 4, qui c'è un 4, qui c'è un 4. 4, 4, manca il 4 solo in questo riquadro. Quindi, in questa riga c'è, quest'altra riga c'è, manca qui. Ma dato che c'è un 4 qui, l'unico posto disponibile è questo. Andiamo con il 5. Allora, il 5 può andare o qui o qui. Vediamo se ci aiuta. Ne abbiamo solo uno, credo che sia meglio aspettare. Proviamo con il 6. Qui ci sono 6, 6 può andare o qui o qui.
qui c'è un 6, qui c'è un 6. Allora, in questa riga c'è già un 6, anche in questa colonna, quindi può andare o qui o qui. Dato che può andare in uno di questi due, questa colonna è già occupata, quindi il 6 non può andare in questi due, non può andare neanche in questi due, quindi il 6 va qui. Se il 6 va qui, allora il 2 va qui e l'1 va qui. 1, 2, 3, 4, manca il 5, che va o qui o qui. 6, 7, 8, manca anche l'8 in questo 3x3, quindi può andare anche qui o qui. Benissimo. Andiamo avanti sempre con il 6. Allora, in questa riga c'è già, anche in questa riga c'è già, manca solo qui, quindi mettiamolo. Ora lo sto facendo molto lentamente per dare modo comunque a tutti quanti di abituarsi. Non è necessario mettere i numerini per forza, questi piccolini, si può fare anche velocemente. Il 6, scusate che sta passando un aereo. Allora, abbiamo detto qui, qui. C'è un 6 su questa riga, c'è un 6 su questa colonna, quindi forse me lo tengo acceso, può andare o qui o qui. Dato che il 6 va in uno di questi due, la colonna è già occupata, questo non può più andare qui, ciò significa che andrà per forza qui il 6. Vediamo, c'è un 6 in questa riga, il 6 può andare qui, in questa colonna, ok, allora lasciamo perdere, andiamo avanti con il 7. Il 7 è qua, questa riga, questa può andare o qui o qui il 7. Vediamo. Andiamo avanti, qui c'è il 7. Il 7 occupa questa riga, quindi può andare o qui o qui. Uno di questi due. Quindi la colonna è occupata. Qui c'è un altro 7. Ok. 7, 7 può andare o qui o qui. Ma dato che c'è quest'altro 7, direi che va qui. Quindi il 7 va qui, allora il 3 va qui per forza. 7 va bene. Il 2 può andare solo qui? Sì, qui va il 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Il 9 può andare qui insieme al 6. Quindi l'unico posto disponibile per il 5 è questo qui, perché qui ci va o il 6 o il 9 e lo devo mettere in grande. 5. A questo punto il 5 non può più andare qui, l'ho tolto in automatico, significa che il 5 va qui e l'8 va qui. Proviamo a completare questa colonna, ne manca solo uno e come ho già segnato è proprio l'1, che coincidenza, ok, riga comple colonna completata. Proviamo a completare questa colonna, riga. 1, 2, 3, 4, manca il 5, può andare o qui, o qui, o qui. 6, 7, l'8 qui non può andare perché c'è già nel 3x3. L'8 può andare qui o qui. Aspettiamo a metterlo. E poi manca il 9. Il 9 non può andare in questo riquadro perché c'è il 9. Non può andare neanche qui perché c'è già il 9, quindi andrà per forza qui. Benissimo. Proviamo a mettere il 9 in questo 3x3. C'è già uno su questa riga, l'unico posto disponibile è questo. 9, 9, può andare solo qui. Ciò significa che il 3 va qui. Bene. Allora il 3 va anche qui. Mettere i numerini piccoli aiuta in questi casi. È molto comodo, è un'ottima strategia. Qui può andare solo il 2. Proviamo a completare questo 3x3. 9, 8, 7, 6, manca il 5. Il 5 c'è in questa riga, c'è anche in questa riga, vuol dire che può andare solo qui. Allora, il 5 è qui, occupato qui, può andare qui, qui il 5. 5, 5, 5. Il 5 può andare o qui o qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, manca anche il 7. 5 e 7 mancano qui. Segniamoli, giusto per non farci mancare niente. Il 9 può andare solo qui, noto ora. 9, quindi se va qua. Benissimo, abbiamo completato anche la riga. Ora
Completiamo quest'altra riga. 9, 8, 7, 6, 5, 4, manca il 3. E lo mettiamo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, manca il 6 e l'8 in questo riquadro. 6 e 8. Boh, segniamoli in piccolino per non dimenticarci. Allora, facciamo questa riga. Il 6 può andare solo qui in questa riga. Qua non può andare perché c'è già questo in alto, quindi per esclusione va qui. Manca un 6 anche centrale. Qui non può andare, l'unico posto libero è questo. Quindi qui va il 6, qui va l'8. Vediamo. Completiamo questo 3x3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il 7 può andare solo qui, perché ce n'era già uno qua, e quindi l'8 andrà qui per forza. Completiamo quest'altro quadrato, 1, 2, 3, 4, il 5 può andare solo qui, perché c'è già un altro 5 in questa colonna, 6, 7, 8. Beh, a questo punto qui ci va il 7. Qui ci va il 5 e abbiamo quasi finito. Il 7 potrà andare solo qui. 1, 2, 3, 4. Manca il 5 che va qui. 6, 7, 8. E facciamo l'ultimo. 1, 2. Il 3 qui non può andare perché c'è già questo. Qui non può andare perché c'è questo. L'unico posto libero è questo. 4, il 5 va qui. E l'ultimo numero è l'8. Sudoku completato. Pubblicità. Ok. L'affresco che è collocato nella cella numero 6. Ok. Difficoltà facile, 11 minuti, va bene. I Sudoku in realtà esistono da moltissimo tempo, direi da millenni, non lo so, con i quadrati magici sono stati scoperti tantissimi secoli fa. Però poi ne è stato rivisitato in veste moderna più recentemente da un autore giapponese che tra l'altro colgo l'occasione per dire che è venuto a mancare poco tempo fa, un giorno fa, 2 giorni fa, ho appena saputo la notizia, il padre del sudoku moderno giapponese è venuto a mancare. Quindi mi dispiace tanto, l'ho scoperto appunto quando ho deciso di registrare il video. E niente, era solamente per raccontare un aneddoto. Ringrazio tutti per la visione e alla prossima.